che stai facendo? Un selfie. A chi? Alla scuola, guarda quanto è bella. Ma perché? Per malinconia. Ma non ti preoccupare, ormai è finito tutto. È finito tutto? Quello dice che a settembre aprono giorni alterni. Allora faccio come Sandra Milo, ma attacco vicino ai cancelli. Sono troppo emozionata, devo mandare subito un WhatsApp sul gruppo delle mamme. Vai. Buongiorno a tutte le mamme di WhatsApp, sono la mamma di Kevin Costner Scognamiglio. Siccome domani è il compleanno di mio figlio, per l'occasione ho affittato 3 campi da calcetto, ho preso 4 allenatori e 5 guardialinee. Per i bambini che parteciperanno ho previsto trofei vari e anche una coppa d'oro. Quest'anno ho dovuto fare le cose in piccolo, ma l'anno prossimo... Affitto direttamente San Paolo. Ah, ciao, sono la mamma di Checco, grazie dell'invito. Ma dico così, la festa la puoi spostare di un mese, così a mio figlio ci faccio fare primo ritiro. Ma sei spiritosa, io invece sto nervosa assai. Speriamo che quando torno a casa non trovi mio marito. Da quando è iniziata la quarantena, mo ha preso un brutto vizio. Appena mi infilo nel letto, subito dice, amore, ho voglia di te. Non mi dà neanche il tempo di rispondere, mi salta addosso. Mi puoi capire, no? Più o meno, no. Io quando torno a casa sicuro lo trova mio marito. E chi lo muove da là? E diciamo che è come un bradipo sotto anestesia. È bello. Sì, ma poi ha preso un vizio durante la quarantena. Sta sempre sopra il divano. Allora che faccio? Completino sexy, lavata e profumata. E chiamo a Mr. Asper. E chi è? Sempre mio marito. Tony. Asper. Antonio. Asper. Antoine! Asper! Tony! Ma che devo aspettare che sei andata a dormire pure Marzullo? Il WhatsApp della maestra! Quando mai? Salve, sono la maestra. Dalla settimana prossima al campo estivo iniziano le gare in piscina. Si accettano solamente bambini che sanno nuotare, mi raccomando. Maestra, allora Kevin può venire? Mio figlio, no, perché mio figlio riesce a fare pure 10 vasche andate e ritorno in piscina. Maestra, sono la mamma di Checco, allora Checco non viene. Mio figlio, no, perché mio figlio non riesce a fare nemmeno una vasca in bagno. E tu che sei?